perché il borgo medievale si dà delle regole e si dà delle regole che sono la mutazione delle regole della vita monastica. Le prime società fra persone che si organizzano nel crollo dell'impero romano e nel disfacimento della struttura amministrativa sono quelle monastiche. La regola fra Benedetto e Gregorio Magno dopo è una regola che applicherà una serie di indicazioni comportamentali, non è una regola di fede, è una regola di cosa si fa per stare insieme, come bisogna fare per non litigare. Il testo di San Benedetto è fantastico perché è in un qualche modo è un decalogo di comportamento. Questo decalogo di comportamento avrà nel giro di poco tempo una conseguenza estremamente importante nel recupero di una tradizione greco-orientale, e che è quella che va a determinare cosa sono i vizi capitali. La regola della vita urbana italiana iniziale nel Medioevo è in un qualche modo una regola dei vizi capitali. Cosa non bisogna avere come inclinazione caratteriale per consentire a una comunità di esistere? Un esempio molto banale, la superbia. Per un cavaliere germanico dello stesso periodo, la superbia era l'elemento necessario del suo lavoro. Se non fosse stato superbo, non partiva col ronzino a menare il vicino. Così come l'ira è uno strumento fondamentale, cioè un cavaliere che non abbia ira e non abbia superbia non è un guerriero. Perché da noi nel borgo l'ira e la superbia sono vizi capitali? Perché l'una come l'altra diventano in realtà un handicap vero e proprio per la convivenza. Così come anche gli altri, no? Difetti. Cioè, perché noi abbiamo come considerazione un vizio capitale che la gente non riesce neanche più a capire, che è l'acidia. L'acidia non è la pigrizia non è grave, se uno è pigro, però quello che conta è che sia partecipante. Cioè l'acidia, per spiegarmi meglio, è una fotografia oggi del Parlamento, cioè dove tutti sono pagati per fare il parlamentare, fanno dell'altro, non sono presenti. L'acidia è proprio la richiesta che si fa al monaco iniziale di essere partecipe fino in fondo, psicologicamente e fisicamente e nel lavoro, alla vita della comunità. L'acidia diventa un vizio fondamentale nel borgo medievale. Chi non partecipa alle sorti del borgo, in fondo, sta commettendo un crimine, perché se non partecipa il borgo implode. Allora, questi valori ancestrali sui quali si forma la mutazione dal mondo antico romano, cioè in fondo l'elogio di Orazio per la pigrizia è formidabile, per l'ozium, no? E l'ozium viene abolito con il concetto della cidia e si forma un'etica nuova. Noi siamo ancora abbastanza fortemente figli di quell'etica anche se non la pratichiamo, perché in fondo alla coscienza questo sedimento di 10 secoli rimane e uno sente che se va contro quel sedimento fa qualche cosa che non corrisponde al suo DNA antropologico.